Secondo giorno di riprese, primo qui a Mendicino, e fa freddo. È presto, presto, tanto presto, dobbiamo farci un totalone del paese col drone, quindi non si dorme, non si è dormito. Ieri riunione fino alle 3 e alle 6 e mezza la sveglia. Ce la possiamo fare. Siamo sulla location, sulla prima location, e dobbiamo portare una panchina da lì a qui. A lì, dove c'è la fontanella. Il problema è che devono fare questo. Kevin, attento a non farti male, grazie. Attento quando metti i piedi a non scivolare. Un commento a caldo, Kelvin. L'acqua è fresca. È fresca, non è gelida, è fresca. Niente, che succede? Siamo nel bosco delle fate, dove gireremo le scene dell'anziano. Forse non dovevo dirlo. Oggi è una giornata finissima. Abbiamo 4-5 giorni che non ci siamo fermati un attimo. E siamo alla fine delle energie pre-natalizie, ma siamo contenti. Qua fa un freddo che è impensabile, però tantissima roba, tanta natura, tanto verde, tanto muschio, tante foglie, tantissima acqua, tantissimi fiumiciattoli e cascatelle, e a breve tantissimo Enzo del Liguoro Vecchio, tantissimo. Siediti, Kelvin. Ora te ne do un paio dei miei puliti. Io mi siederei a questo punto. Oh, non so come, ma sono riusciti a guardare un fiume con una panchina. Allora, un commento a caldo, ragazzi, anche se siamo sotto scopo. Commenta Francesco. Commenta Francesco, alta voce non c'è niente. Piedi bagnati. Piedi fortunati. E per i piedi bagnati di Francesco io mi sono salvato, quindi grazie Francesco. È un'esperienza che rifarò sicuramente. Anche perché la panchina deve ritornare lì al suo posto. Ok. 2 ore, 3 ore farai questo giro. Ma mi sa che la faremo fare adesso. Credo che si darà la macchia. Al B&B abbiamo Nele che trucca Enzo, che invecchia. Enzo è riflesso su Avvelenati. Avvelenati, un film, un documento, uno spettacolo da vivere insieme. Non mancare. Okay. Mi raccomando, fate presto che il tempo scorre. Guardate. Ok, lui è tranquillo, non sa che passa su per lì. Nele, come ti accaldo sulla mattina? Nele, è chiaro, riesco di fare più presto a invecchiare sul serio. Mamma, non mi odiare, perché qui sto mangiando tutto. No, aspetta, ti voglio bene come pensi. Che sei brava a cucinare. Nulla a togliere alla zia Lucia, perché era di esigenza del mio. Ma io sono tranquillissimo, sono talmente tranquillo che siamo è un po' di nervosità. È una cover, si chiama cover spigolo. Tu lo lanci, quindi lui si buca. Metto. Ma davvero la una cover? No, gli ho messo lo scotch sopra perché sennò si rovina. No. Allora, com'è andata? Ok. Allora, tra l'altro ieri hai mangiato la verdura. Ha mangiato solo verdure. Quale dei quattro? Ha mangiato solo verdure, ragazzi. Verdure. Allora, i verdi più intensi e meno intensi, non rischiamo. Ma solo verdure. Allora facciamo un comunicato, okay, a tutte le mamme. Sì, perché non vi fate mangiare i figli. E non vi preoccupate di quello che mangiano, tanto non muoiono di fame. Maurizio, giorno 2 che fai? Te lo faccio sapere dopo. Ti confermo fra poco. Alle 18, sì. Alle 18.
Va bene, grazie. Ci siamo divertiti molto. È stato divertentissimo il guaio del fiume con la panchina, svolto da Francesco e il nostro amico Calder. È caduta sotto la panchina. Ma la cosa più bella di oggi, ragazzi, oltre a Nelly che mangia la carne come un beduino, è stato poter fare il vecchio nel famoso parco di Mendicino. Un'esperienza unica, ragazzi. Fresca. Fresca. Stare seduti con un fiume vicino, 5 gradi, se ci stavano i 5 gradi. Ragazzi, bellissimo. E il parere del regista su ciò che ha girato? Sono molto, molto soddisfatto. Ma devi girare la telecamera? No, devi tu mimare la mia voce. Sono molto, molto soddisfatto. Esatto. Ah.